Prego, consigliere Ciani. Grazie Presidente. Con questa mozione portiamo come Demos all'attenzione dell'Aula Giulio Cesare, dei colleghi, un tema che ci sta particolarmente a cuore, è quello, diciamo, definito il gioco pubblico da altri, il tema della ludopatia o dell'azzardopatia. In particolare parlando del rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi di svago con vincita in denaro. Come sappiamo e come sa bene chi nella nostra città frequenta, diciamo, alcuni quartieri, alcune strade, la presenza di esercizi commerciali che hanno al loro interno luoghi e macchine, macchinette di vario tipo con cui si può vincere denaro è molto cresciuta negli anni all'interno della nostra città. Sappiamo che su questo argomento ci sono varie temi, varie teorie, varie posizioni. Noi abbiamo potuto constatare come il dramma della patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, come la ludopatia è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è molto cresciuta negli anni nel nostro paese e nella nostra città, e che purtroppo spesso questa patologia colpisce anche persone, diciamo, che nella quotidianità hanno una vita definibile normale, che investono e spendono ingenti quantità di denaro, spesso indebitandosi, spesso creando grandi problemi alle persone, alle loro persone e alle loro famiglie. In questo senso c'è anche da registrare alcune lamentele arrivate dai cittadini, ma arrivate anche spesso dai lavoratori di questi luoghi, che si trovano a lavorare con orari molto lunghi e purtroppo spesso è stato constatato anche da recenti indagini giornalistiche che questi luoghi non rispettano gli orari assegnati dalle ordinanze e dalle regole comunali. Spesso restano aperte molte ore durante la notte, frequentemente senza interruzioni, e questo spesso, Presidente, è anche riscontrabile sui siti internet delle stesse attività che propongono e pubblicizzano le loro attività. Per questo motivo, con questa mozione, vorremmo impegnare il sindaco e gli assessori competenti a promuovere con tutti gli strumenti più consoni dei controlli più frequenti che possano permettere di verificare il rispetto degli orari da parte degli esercizi commerciali dove sono presenti apparecchi di svago con vincita in denaro. A valutare inoltre l'opportunità di inasprire le sanzioni amministrative per i contravventori delle regole stabilite dall'ultima ordinanza che regola questo per il Comune di Roma del 2018, e ad approntare ogni più utile azione per quanto di competenza per inibire attività legate al gioco lecito durante le ore notturne, al fine di tutelare gli interessi pubblici in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute. Credo che potrebbe essere un passo in più per tutelare le tante famiglie che sono state rovinate dalla patologia dell'azzardopatia, ma anche i tanti lavoratori di questo ambito che si trovano a dover prolungare il loro orario di lavoro oltre le ore stabilite. Grazie.